Queste sono le altre Forward Experience, rappresentano fondamentalmente tre cose. In primo luogo la prima scarpa, 4 mm drop della casa americana. In secondo luogo un'esperienza premium nonostante un prezzo relativamente popolare. Infine una scarpa veloce da poter utilizzare non soltanto per corse lente ma soprattutto per correre velocemente, ma come al solito per capirlo partiamo dalle specifiche. È una scarpa che nella taglia US 9 pesa intorno ai 240 grammi, drop 4, 32 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede, eppure scritto sull'avampiede stesso, tra l'altro nella versione femminile stiamo parlando di 201 grammi e soprattutto 4 mm in meno sia nell'avampiede sia nel tallone. Ecco comunque le cose che mi sono piaciute di questa scarpa, quelle che avrei cambiato e soprattutto a chi adatta, sapendo comunque che questa è una soluzione ulteriore nel catalogo dell'azienda americana, che comunque è una corsa naturale perché garantisce scarpe zero drop per gli aficionados. Touring 7, mi metto sopra la recensione. La prima cosa che ho amato è la tomaia con uno spazio nell'avampiede assolutamente anatomico e che vi garantisce una corsa naturale. Ho apprezzato anche il fatto che il design della tomaia è migliorato tantissimo con questa sorta di onda che rende la scarpa ancora più aerodinamica. Ho amato la linguetta che è finalmente tornata leggermente paffuta come piace a me. I lacci sono piatti ma al tempo stesso si allacciano in maniera molto precisa e non si slacciano praticamente mai. Ho amato anche il fatto che la tomaia sia premium, traspirante, ma anche adatta a correre con la pioggia, cosa che ovviamente non raccomando. Credo che sia una delle caratteristiche uniche, miglior porto qualità prezzo, perché la scarpa costa veramente molto poco. Ho apprezzato pure la conchiglia rigida che da un lato nella parte esterna vi consente una stabilità eccezionale, nella parte interna contiene un ottimo salottino e soprattutto permette un bloccaggio del piede davvero buono. Interessante comunque il design che vede nella parte anteriore uno spazio importante, nella parte posteriore il tallone è relativamente stretto, cosa che garantisce un miglior bloccaggio del collo del piede. È presente una sorta di sostegno nella parte superiore che dovrebbe migliorare il rapporto con il vostro tendine. Questo design secondo me è abbastanza vincente, anche se come il ciclo lunare viene solitamente ripreso e abbandonato dalle varie aziende. A completare poi il design di questa scarpa, che si vede che è ben curato, un rinforzo sugli occhiali che consente l'allacciatura ben precisa e soprattutto la presenza di elementi riflettenti sia sul tallone sia sulla parte laterale, cosa che durante la stagione autunnale e invernale è ovviamente benvenuta per evitare problemi durante le corse mattutine e serali. Ho amato poi il design a barchetta che rende questa scarpa davvero molto veloce e che vi consente di proiettarvi in avanti. A livello di numero suggerisco mezzo numero in più rispetto a una scarpa di un'altra azienda, invece stesso numero in casa altra, potreste chiaramente utilizzare anche lo stesso numero, ma io preferisco qualcosa di un po' più largo perché questa scarpa è davvero comodissima. Stavo verificando la mescola con il durometro, una cosa che ho apprezzato è sicuramente il fatto che questa scarpa utilizza una schiuma EVA modellata a compressione, che significa scarpa molto reattiva ma al tempo stesso leggermente più dura rispetto a quella che invece ci aspettiamo nel 2023. Ho amato la flessibilità della scarpa stessa che vi consente, anche grazie alla stabilità del tallone, di correre velocemente senza nessun problema. Non credo che siano i 4 mm che vi facciano proiettare in avanti, ma la vostra biomeccanica di corsa. La scarpa garantisce una certa stabilità anche nel caso appoggiaste di tallone, non lo so se lo fate. Comunque ha un tallone smussato che permette di smorzare al meglio le forze. Rispetto a una mescola Ego Max avrete esteticamente qualcosa di migliore perché è pure scritto altra, ma forse questa scarpa è un po' più dura rispetto a quella che ci aspettiamo nel 2023, però se dovete correre forte la scarpa vi consente davvero di proiettarvi in avanti. Tra l'altro sarebbe prezioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, saranno come al solito copiose. Questa scarpa ha poi una soletta che può essere sostituita nel caso in cui vogliate inserire dei plantari personalizzati. La cosa è ovviamente fattibile anche perché la scarpa è già stabile e soprattutto pesando così poco non avrete nessun problema se volete fare questa scelta.
Invece a livello di battistrada credo che sia uno dei migliori presenti sul mercato perché da un lato offre una trazione importante, nella parte anteriore c'è una quantità di gomma molto buona con dei tasselli relativamente duri, una struttura inner flex, mentre nella parte posteriore troviamo sulla parte laterale anche qui una gomma relativamente dura. Infine nella parte posteriore interna troviamo la gomma esposta che però dal mio punto di vista non dovrebbe rovinarsi nemmeno dopo una quantità importante di chilometri, perché credo che il design della scarpa sia ben progettato e comunque non ho notato nessuna usura nonostante i chilometri fatti nei giorni scorsi. A livello di distanza questa scarpa può essere utilizzata sia per corse di 10-15 km sia anche per correre dei lunghi, grazie anche alla stabilità della scarpa stessa che, nonostante possiate essere affaticati, vi permette una gestione ottimale di tutte le corse. Per i ritmi invece la scarpa dà il meglio di sé correndo più velocemente, l'appoggio di avampiede è facilitato dallo spazio presente nell'avampiede stesso, i 4 mm drop non si sentono perché la corsa risulta naturale, a livello di ritmi invece dà il meglio di sé per corse più rapide, magari fartlek, magari tempo run, medi oppure ripetute. La scarpa è flessibile, quindi vi consente anche di allenare al meglio il vostro piede. Sulle corse lente ho qualche dubbio perché penso che l'ammortizzazione sia un po' più dura e reattiva rispetto a quella di altri modelli della casa americana. Al tempo stesso, come ho già detto, la scarpa risulta stabile, neutra stabile, quindi non la consiglio per podisti amatori che invece avessero problemi di pronazione. A chi adatta questa Forward Experience, sicuramente a chi volesse cercare una corsa naturale ma fosse spaventato dallo zero drop, questa scarpa, per chi pesa meno di 80 kg, può essere utilizzata grazie alla sua stabilità. Bisogna tenere in considerazione che questa scarpa entrerebbe in una rotazione un po' più ampia, dove chi avesse voglia di sfruttare la reattività potrebbe davvero divertirsi. Non sono chiaramente tutte rose e fiori perché la mescola è sicuramente reattiva, ma se è vero che correndo velocemente non avrete nessun problema di nessun tipo, suggerirei di alternare per le corse lente a questa Forward Experience invece, per esempio la Torin 7, che secondo me è più accomodante per chi volesse correre lentamente. Inoltre, problema non così significativo, ma la struttura Inner Flex potrebbe portare all'interno del battistrada qualche sasso che potreste raccogliere se correte in pista bianca o comunque su dei sentieri. In conclusione, questa altra Forward Experience penso che sia una scarpa raccomandata a tutti quelli che avessero paura di correre zero drop e volessero provare una nuova esperienza. La raccomando però anche agli aficionados della casa americana perché comunque l'esperienza di corsa è decisamente positiva. Ho qualche dubbio sulla mescola che secondo me correndo lentamente potrebbe dare qualche problema soprattutto a chi cercasse morbidezza estrema, però credo che a questo prezzo sia una delle migliori scarpe presenti sul mercato. Se correte velocemente la suggerisco per i fartlek che magari svolgete 1-2-3 volte a settimana. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.